così, ma poi se lo seguo su Facebook, loro fanno attività spinta, però anche No, loro ma anche diciamo la la differenza. necessità, adesso anche la Sì, necessità fa la gente. però è particolare, ha ragione Giuseppe, che tutti i way speakers si sono riconvertiti in modo totalmente volontario a queste necessità, perché diciamo noi siamo al centro di una comunità e quindi non per niente a Ballarò succede lo stesso. Il mercato di Ballarò, dove c'è tutta questa parte dell'usato, è tutto impegnato. C'è stata anche una roba su propaganda, perché ovviamente fanno anche abbastanza notizia. E noi, forse lo sai, no, Karen? Noi stiamo lavorando insieme a Eco e la settimana scorsa abbiamo distribuito più di 13 tonnellate di frutta e No, lo sapevo, ottimo, verdura. Sì, e la fantastico. settimana sono è da venerdì prima di Pasqua, sono ormai quasi 3 settimane con questa. Abbiamo cominciato per dare un po' una mano e adesso praticamente abbiamo fuso le organizzazioni. Cioè, Ma siamo. tutta la gente è sempre lì, possono uscire, perché ovviamente sono anche limiti di movimento, Sì, no? Ma sono. come fate la distribuzione in questo caso? Beh, noi facciamo due cose in realtà. Distribuiamo o a realtà organizzate, e ce ne sono molte a Torino, ci sono degli snodi, oppure. Ciao Pier! Adesso vediamo se va. Ciao, Alessandro. Ciao, ciao. Com'è? Oppure direttamente nei campi rom informali, ma adesso poi racconterò meglio. Ok. Allora, ci siamo quindi. Voi vi conoscete, no, cari Capiere? No, non abbiamo avuto l'occasione di incontrarsi perché vengo raramente a Torino. Allora, Pier è il coordinatore del tavolo del riuso, di cui fa anche parte. Faccio io le presentazioni che vi conosco bene tutte e due. E Karin è la Grazie, Alessandro. presidentissima di Umana. Pier è presidente. Diciamo, fino a lì Dico. sono arrivata, però diciamo di faccia non siamo mai visti. Quindi buongiorno. Buongiorno. Piacere della conoscenza. Come va a Torino? Come va a Torino? Beh, adesso glielo diremo in più di uno, diciamo che quelli che sono qua evidentemente in qualche modo se la cavano, altri non se la cavano e siamo in una situazione un po' sospesa, mettiamola Sì, così, sospesa. sei Vogliamo sempre essere pratici. diplomatico, Pier. Beh, poi magari approfondendo, vediamo se no, andiamo a Ovviamente. finire. È inutile che ci ridiciamo le cose che poi diremo. Infatti. Quando volete, noi. Buongiorno Luigi. Sì, ci sono. Sì. Ci sono, mi sentite? Scusa Gigi, stacchiamo i microfoni? Ce li staccate voi? Tutto voi. Beh, ritorno per. No, quando non partiamo. Ok, E poi? Ah, poi sì, va ok. bene, siamo pronti. Buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento di approfondimento di Eco delle città in questa crisi sanitaria dovuta all'epidemia di coronavirus. Oggi un nuovo appuntamento dal titolo Scenari di economia circolare. Ci dedicheremo a capire come le filiere del riuso stanno vivendo questa situazione e quali sono gli scenari che
che possiamo intravedere anche nella cosiddetta fase 2. Siamo insieme a Karin Bori, presidente di Humana People to People Italia, Pierandrea Moiso, coordinatore del tavolo del riuso, e Alessandro Stillo, presidente di Rete ONU. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io vorrei iniziare a fotografare un pochino qual è la situazione. Ecco, nella presentazione dell'appuntamento ho inserito due domande un po' di tipo generale che ora riporto anche agli ascoltatori. Primo, qual è l'impatto della crisi sanitaria e delle misure di contenimento sulle filiere del riuso? Poi, qual è lo scenario appunto che si apre con la cosiddetta fase 2? Questi interrogativi li ripropongo. Io nella mia scaletta vorrei iniziare, ho pensato di iniziare con Alessandro Stillo, presidente di Rete ONU, chiedendogli un po' quello che è il mondo di cui fa parte anche alcune realtà di Rete ONU, come per esempio quello dei mercati, dei negozi, qual è la situazione. Ecco. Alessandro, a te la parola. Grazie. La situazione è, per parafrasare Flaiano, è grave ma è anche seria, nel senso che le attività sono tutte bloccate. Ad oggi la gamma che va dai negozi ai mercati, alla raccolta, ma lì non entro tanto perché c'è Karin che insomma rappresenta un'organizzazione leader del settore, la raccolta del tessile, è tutto bloccato. È tutto bloccato anche nella quel misto tra recupero e riciclo, che è la raccolta di materiali ferrosi e così via, che fa capo a una serie di realtà, tra cui il Consorzio Eco, che ha sede in Piemonte ma che in realtà opera in tutta Italia. È tutto fermo e sospeso sia per gli effetti dei decreti, dei DCPM vari che si sono succeduti, sia per, dall'altra parte, la mancanza di sbocchi. Io ho parlato stamattina, in vista di questa riunione, con il presidente di Consorzio Eco, che è la realtà più importante di recupero, quindi che unisce le due cose ma con una prevalenza per il riciclo, quindi recupero materiali ferrosi soprattutto, che ha circa 800 lavoratori, professionisti, ognuno con la sua partita IVA, sparsi nel nord Italia, e mi diceva che loro sono passati da 600, oggi che sta riprendendo, ma riprendendo un parolone, a 20-30 viaggi al giorno, però con il limite che viene contestata l'attività e che vengono sanzionati i lavoratori. Per cui queste 20-25 trasporti a chiamata, perché cosa succede? Quello è il recupero di materiali ferrosi in particolare, per cui riprendendo minimamente alcune attività industriali c'è la necessità di smaltirli. Però poi le forze dell'ordine bloccano e sanzionano gran parte dei recuperatori, basandosi sull'idea che non sia un'attività essenziale. In realtà loro trasportano rifiuti. Tra l'altro, stessa cosa è male, ovviamente, come potete immaginare, per tutti i negozi, per tutti i mercati e per tutte le attività. Posso aggiungere una cosa? Noi come Redono abbiamo chiesto un approfondimento ai nostri legali e in linea con il DCPM del 10 aprile consentirebbe le nostre attività, perché l'allegato 3 del DCPM al codice 38 autorizza a operare non solo che attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ma anche che attività di recupero dei materiali. Teoricamente questo si potrebbe fare con una TEC alla prefettura. È ovvio e evidente che questo è
come dire, una possibilità del tutto teorica. E perché dall'altra parte la gente non può uscire e quindi non si saprebbe poi la seconda parte dell'attività come realizzarla, e perché il rischio di sanzioni è più che un rischio, quasi certo. L'ultima cosa, io ovviamente ho poi, insomma, vi racconterò anche magari un altro pezzo, ho un quadro un po' della sia in Italia dei way speaker, sia all'estero, in particolare in Francia. I way speaker non solo sono tutti fermi perché sono chiusi tutti i mercati, ma sono in condizioni economiche gravissime, assolutamente disperate, perché come molti di voi sanno, questa è un'attività fatta in quella zona grigia, quella che si chiama l'economia informale, in cui non ci sono, diciamo, per esempio a Torino, tra il migliaio di way speaker ce ne sono un 20% che hanno misure come dire, di sostegno dalla cassa, perché hanno magari lavori regolari, dalla cassa integrazione al reddito di cittadinanza. Un altro 15-20%, diciamo, non arriviamo al 50%, che è in carico ai servizi sociali. E poi c'è tutto un mondo di forma di imbiancatura di locali, cose del genere, che sono completamente senza reddito. Tant'è che l'ultima cosa che stavo raccontando prima della diretta, in un modo abbastanza singolare, sia a Torino con Vivi Balloon insieme ai Coda delle Città, sia a Parigi, a Melior, che molti hanno conosciuto negli anni, sia a Palermo, il mercato di Ballarò, con SOS Ballarò, sono tutti impegnatissimi nella, come dire, in modo totalmente volontario, tutti in attività di recupero di derrate alimentari, frutta, verdura, pasta, riso, patate, e nella distribuzione di queste derrate alimentari, perché le comunità di riferimento sono disperate, e perché, cosa che invece è molto positiva, evidentemente in questi ambienti, tutti gli ambienti più popolari, più a rischio, più in difficoltà economiche, c'è un'enorme solidarietà, per cui c'è stato un tantam e insomma si è creata questa catena che, in modo totalmente indipendente, io ho notato in tre realtà così diverse, appunto partendo da sud, Palermo, Torino e Parigi. Molto interessante. Dopo ci torniamo, Alessandro Stillo, grazie. Grazie. Volevo ora fotografare un pochino la situazione del reparto, diciamo, del settore tessile, della raccolta, con Karin Bolin, presidente di Humana People to People. Le chiederei gentilmente, anche se vuole un po' fotografare qual era la situazione del mercato prima della crisi sanitaria e poi quali conseguenze ha avuto questa. Allora, diciamo che la raccolta al tessile, quindi la raccolta di vestiti usati, ovviamente fa parte della raccolta differenziata, quindi un servizio pubblico in collaborazione con comuni, stazioni appaltanti varie in tutta Italia. Quindi prima del crisi Covid c'era già una difficoltà del settore, perché ultimi anni la raccolta differenziata e la raccolta tessile è aumentata molto, causato dallo sviluppo del fast fashion, quindi un incremento delle quantità ma anche un abbassamento della qualità, e anche la difficoltà di fare riutilizzo e riciclo in modo economico. Quindi è stata una tendenza abbastanza negativa negli ultimi 5 anni, che era proprio una delle grandi sfide del settore da affrontare, che dovremmo affrontare anche dopo Covid. E quindi siamo partiti con un sistema ben funzionante, ma con necessità di sviluppo nuovo. Tutto il settore tessile, raccolta di vestiti usati,
In realtà è una filiera globale che funziona solo quando funziona tutta la filiera, perché si parte dalla raccolta, la preparazione del riutilizzo, riutilizzo e riciclo. E questa è una filiera che non si chiude interno in Italia o in Europa, si chiude sul globale. E quindi durante Covid questo è diventato una difficoltà molto molto importante, perché noi abbiamo l'obbligo di fare un servizio pubblico, abbiamo l'obbligo di fare la raccolta differenziata, anche se siamo riusciti a concordare con i comuni per ridurre la raccolta e adesso siamo a 20% della raccolta normale, proprio perché non c'è lo sbocco e non possiamo riempire i capannoni oltre dei limiti consentito. Quindi per questo motivo abbiamo dovuto ridurre quanto possibile per poter essere pronti quando le cose si un po' normalizzano. Per noi abbiamo un po' un problema, perché non è solo la filiera che si è bloccata e non possiamo più andare avanti e fare la raccolta come prima. Ma significa che si è anche bloccata la filiera finanziaria per il nostro progetto nel sud del mondo. Quindi chi normalmente dipende da noi, i finanziamenti da noi, adesso devono organizzarsi senza finanziamenti che normalmente arrivano. Partiamo dal Mozambico, perché secondo me è anche importante di vedere tutta la filiera, ma anche l'impatto globale. In Mozambico non hanno fatto nessun tipo di lockdown, ma non perché non potrebbe essere utile, perché non c'è risorse economiche per farlo. Perché la gente, se non riesce a uscire per strada e fare piccoli lavoretti, muore di fame. Quindi fare un lockdown sarebbe un disastro per un paese come Mozambico. Quindi un po' ti devo scegliere tra la peste e la colera. E quindi Mozambico adesso è aperto come prima, va avanti con le attività, però hanno difficoltà di verificare e controllare la pandemia. Non ci sono neanche sistemi di poter controllarlo bene, però è una necessità di andare avanti con la vita come fosse prima. In più, i nostri progetti rimangono in parte senza fondi e quindi devono gestire un'emergenza senza avere i fondi necessari per controllarlo. Quindi è molto critico che cosa succede alla fine della nostra filiera, che è quello che ti preoccupa forse anche di più di tutto. Questo è un po' lo scenario proprio macro in questo momento. Ho capito. Guarda, torno da lei, ora passo la parola a Andrea Moiso, coordinatore del tavolo del riuso, a cui vorrei chiedere un po' qual è la situazione anche in base all'esperienza di Triciclo. Se può anche focalizzarsi su quello che è il mondo dei centri del riuso legati ai centri di raccolta che, se non erro, sono fermi o hanno ripreso in piccola parte l'attività. A te la parola, Andrea. Buongiorno. Partiamo da quello che è il sistema di gestione dei rifiuti. Quindi, come diceva Giuseppe, parliamo dei centri di raccolta rifiuti. Partiamo da un angolino, poi ci sono altri angoli da osservare. Questo è un angolo che, come sappiamo, centri di raccolta rifiuti comunali o sovracomunali sono oggetto di conferimenti piuttosto volumosi in un ordinario per quello che conoscevamo. In questo momento, con certezza del Piemonte, in cui i centri di raccolta sono quasi tutti chiusi al pubblico, ne rimane qualcuno per comuni molto piccoli. Per il resto in Torino tutti i centri di raccolta, per esempio capoluogo, sono chiusi al pubblico, in altri comuni delle cinture o della provincia o della città metropolitana fanno delle funzioni che sono legate alle raccolte, ad esempio quella degli ingombranti oppure i conferimenti di chi è un'azienda e quindi deve smaltire alcune tipologie di rifiuti che potrebbero mettere a rischio la sua produzione, quelle aziende che hanno il codice Ateco consentito, eccetera, eccetera. Per cui effettivamente tutto quel volume di oggetti, di beni nei centri di raccolta non arriva più, per cui immaginiamo
rimanga nell'azienda o nelle case, insomma, una roba simile. Dopodiché ci sarebbe anche di questo, sarebbe interessante capire se effettivamente rimane tutto nelle aziende e nelle case o se prende altre strade. Quindi tutte le attività di centro di riuso legate al centro di raccolta dei rifiuti sono ferme, per cui anche il nostro mercato del centro di riuso in Torino è fermo, l'altro mercato è fermo, quindi c'è tutta una serie di attività che sono collegate, che ovviamente sono immobili, per cui mancanza di reddito, mancanza di raccolta, tutto quello che è già stato detto è tutto vero. Quindi ovviamente la dimensione sociale e la dimensione, diciamo, economica per questo tipo di attività sono macroscopiche come perdita. Non dimentichiamo che, così ho anche l'occasione per affermarlo, che esistono nel nostro paese delle attività che sono di questo tipo e quindi non sono né in ufficio, per cui si può fare lo smart working, perché qua abbiamo un mainstream che dice che tutto si può sostituire con lavoro intelligente, insomma, che vuol dire? E che effettivamente per noi che abbiamo provato a continuare alcune attività perché abbiamo avuto delle richieste specifiche, adesso se avete visto sui nostri social, così introduco un altro tema, abbiamo avuto delle richieste di fornire degli arredi per le nuove residenze dei pazienti positivi al Covid che sono usciti dall'intensiva e subintensiva. Ovviamente hanno cercato, in questo caso, gli organismi sanitari di attrezzare dei luoghi abitativi temporanei proprio per non reintrodurli in famiglia o quant'altro, in modo da non diffondere il virus. Solo che le unità abitative spesso non hanno gli arredi, quindi sono un po' improvvisate, quindi hanno chiesto noi in deroga di fornirli. Da 2 mesi noi non facciamo l'attività di recupero dei beni usati, quindi com'è possibile fornirli? Per cui effettivamente devo dire che su questo tipo di attività non si è posta molta attenzione per il valore sociale, per il valore anche di supporto all'emergenza sanitaria che avrebbe potuto avere e che penso potrebbe ancora avere. Questo è un altro aspetto di cui si parla poco e lo evidenzierei. Cioè, noi sappiamo che la fornitura di beni usati per alcune categorie, per fasce sociali o per alcune questioni emergenziali è assolutamente necessario, in questo momento non potremmo farlo, per cui andiamo in deroga, ci facciamo scrivere da chissà chi che possiamo andare a recuperare il letto e il comodino, insomma delle robe piuttosto astruse, devo dire, proprio perché veniamo trattati come risolutori di emergenze e ovviamente non è questa risposta conveniente. Mi fermo qua, così facciamo un po' a turno, immagino in altre cose ce ne sono. Io torno quindi da Alessandro Stillo, gli chiedo allora di allargare un pochino la panoramica su 2 elementi molto interessanti di cui stava parlando, riguardanti waste pickers da un lato e poi anche quelle attività di riconversione tra virgolette di alcuni operatori del mercato rispetto invece alla distribuzione di derrate al recupero di cibo. Certo, ma la specifica è abbastanza semplice e conseguente a quello che dicevano prima Karin, ma in particolare Pierandrea. Tutto il settore del riutilizzo non è normato. Come sapete, in tanti, Rete ONU, tutte le organizzazioni, altre realtà, altre aggregazioni stanno da anni sottoponendo alle forze politiche e in particolare agli organi legislativi la necessità di normare con codici ATECO le nostre attività e di non usare codici ATECO di risulta. Non è stato fatto, i progetti di legge giacciono in Parlamento, ora non è per, ma il risultato concreto è esattamente quello che prima diceva molto acutamente Pierandrea, cioè noi siamo chiamati, quando c'è da operare, a operare in qualche modo in emergenza. E quindi, ad esempio, noi cioè le organizzazioni di cui parlerò dopo, che recuperano cibo, immagino anche Triciclo e tanti altri, siamo sotto il cappello della delibera comunale
presso il comune di Torino che ci autorizza a spostarci per l'emergenza, mentre invece, ad esempio, per fare un esempio, i codici a tempo sono proprio quelli che inibiscono l'eventuale apertura, che so io, dei negozi di usato per bambini. Anche lì c'è una battaglia. La questione è che oggi viene fuori, io spero che sia utile come riflessione, noi ce l'abbiamo ben chiara, oggi viene fuori che il riutilizzo, la raccolta e la vendita del riutilizzo sono forme di inserimento e di costruzione di identità sociale, di ricostruzione di identità sociale fortissime. Sono forme di aiuto per chi le fa e anche per chi si approvvigiona, e possono risolvere una serie di problemi. Tutto questo è bloccato in questo momento senza ammortizzatori sociali. Quindi da questo punto di vista i waste picker di tutta Italia, e devo dire di tutta Europa perlomeno, e anche immagino nel mondo, sono alla fame. Passiamo alla seconda parte. Sì, quello è stato assolutamente, devo dire, interessante. Un po', diciamo, se guardiamo, è molto interessante vedere come tutte queste facce compongano poi un poliedro, no? Molto sfaccettato, ma anche molto, secondo me, pesante dal punto di vista della capacità, della capacità anche di riconversione quotidiana. Io posso raccontare in questo senso l'esperienza di Vivi Palun, che appunto sono in contatto con Montreuil, con Parigi, e l'esperienza è assolutamente identica. Cosa succede? Dopo i primi 15-20 giorni un po' di shock, gli operatori di Vivi Palun si sono resi conto di essere, oltre a è cominciato a circolare messaggini, cose, perché sono una comunità, che non vuol dire che siano una famiglia né che siano dei congiunti, per dare quello di cui si parla nei decreti. Sono una comunità, cioè delle persone che si ritrovano ogni sabato e domenica, che però sono appunto per la gran parte invisibili ai servizi sociali, invisibili alle normative sul lavoro e così via. Quindi sono bloccati in casa perché non hanno motivazioni di lavoro o di urgenza per cui devono uscire, e comunque se escono non sanno dove andare a comprare. A questo si è aggiunto un'ulteriore cosa che, ahimè, vale per Torino, grazie a Dio, da quello che seguo non vale per Ballarò, che il mercato di Porta Palazzo è stato chiuso ed era il mercato di rifornimento più a basso prezzo di tutta la città. Il risultato è stato che, guardandosi intorno, ci si è poi rivolti ai partner, per cui si è cominciato un percorso, qua ovviamente lo dico senza piaggeria, anche se l'ospite è lo stesso, Eco dalle città, con l'area di Eco dalle città che recuperava già cibo da anni e che con cui si lavorava per il recupero dei libri nelle aree di scambio, e si è cominciato a distribuire, a raccogliere, prima a distribuire quello che veniva raccolto, e poi, siccome i volontari, voi sapete, le attività volontarie, dire, non è che uno si alza tutte le mattine alle 8 il volontario si alza, sono volontari e quindi c'è un certo ricambio. Da ormai 20 giorni, quindi dal venerdì prima di Pasqua, è cominciata un'attività che è andata a regime poco alla volta, per cui alcuni operatori di Vivi Palun, integrati con alcuni operatori Eco dalle città, e quindi con alcuni ecomori, tutti i giorni recuperano da Battaglio e al CAT, Battaglio è un grossista, lo dico per i non torinesi, grossista di frutta e verdura, il CAT sono i mercati generali dove si rifornisce, le eccedenze vengono regalate,
si sono aggiunte alcune donazioni, della scorsa settimana una donazione della Coop, e poi distribuiscono queste, chiamiamole, derrate alimentari. Dove vengono distribuite? Anche lì è stato, non è, diciamo, per quanto riguarda Eco dalle Città, è molto più il suo mestiere, nel senso che Eco dalle Città da anni raccoglie il, non sono io a doverlo dire, comunque raccoglie le eccedenze di cibo alla chiusura di alcuni mercati a Torino e a Milano. Questa è un'attività che è nata in modo molto spontaneo, per cui dopo i primi giorni di file spontanee intorno ad alcuni cuponi, anche di multe poi ritirate da parte dei vigili e delle forze dell'ordine, di fatto poi cosa succede? Oggi la distribuzione avviene in presso gli snodi organizzati, presso alcune comunità, e quindi a Scatasuna, Prinzjogen, Checkpoint, Case del Quartiere, alcune parrocchie, e poi, che è la cosa che ovviamente a cui si è mai partito Vivi Palù, presso alcune realtà informali, campi rom, più che campi rom, insediamenti rom, perché i campi rom sono coperti dai servizi sociali, ma poi i rom, in particolare appunto i rom, non i sinti, che hanno una tradizione che ponte, come sapete, sono in alcune località dove ci sono alcune baracche. Ad esempio, quelli che hanno i camper sono in alcuni parcheggi a Torino, che noi conosciamo semplicemente perché sono persone che vengono a vendere al mercato dell'area di libero scambio. E lì è cominciata una distribuzione, diciamo, alcuni giorni della settimana si distribuisce anche lì. Parliamo di cifre consistenti, perché la scorsa settimana, sono sempre stime, sono state distribuite circa più di 12 tonnellate da lunedì a venerdì, quindi sono circa 2 tonnellate e mezza al giorno, in alcuni giorni 2, in alcuni 3, a cui si è aggiunto questo furgone di derrate alimentari fornite dalla Coop. Poi c'è anche un'altra difficoltà per raccontare, può essere una curiosità interessante per chi ci segue. Da un lato da riflettere, la frutta e la verdura viene regalata dal grossista e dai mercati generali. Cosa vuol dire? Che c'è tutti i giorni un'eccedenza che evidentemente risponde al fatto che, ad esempio, appunto Portapalazzo è chiuso, ma che non è finita, cioè Portapalazzo è ormai chiuso da più di un mese. Quasi due, da metà marzo, questi grossisti continuano ad avere eccedenze, vuol dire che evidentemente continua a arrivare della frutta e della verdura. Secondo aspetto, adesso entriamo nel tecnico, ma la sciocchezza lo può capire chiunque, la frutta e la verdura non è sufficiente. Cioè, non è che puoi dare a realtà organizzate che già non hanno bisogno di pasti caldi, perché questi li forniscono alcune realtà, alcune mense a San Salvario, le suore, il giardino, che è un ristorante che sta facendo produzione di pasti caldi, a cui noi ecco dalle città consegnano frutta e verdura. Però poi serve la pasta, serve lo scatolame, serve il riso, serve il pane, e quindi si stanno integrando con queste cose. Detto questo, come è chiaro ed evidente, né per noi né per Pierandrea non è il nostro lavoro, sono cose che fai in emergenza, in particolare per noi. Cioè il libero scambio è tutta un'altra cosa. Finisco con una notazione che dicevo prima, sottolineo che ho trovato assolutamente
come dire, ai miei occhi è stato molto significativo il fatto di avere visto in questi due mesi che la stessa cosa succedeva in altre due realtà. Quindi evidentemente c'è da un lato una solidarietà e dall'altro anche una capacità di riconversione, che poi quando parleremo del futuro potrà essere molto utile, del settore e dell'economia informale di questo settore, che più o meno coincide, perché tranne i grandi player, ne abbiamo uno in Umana, poi il riutilizzo è un settore dove l'economia informale, anche in tutti i sensi, anche nei più nobili, le donazioni, le persone che dicono guarda c'ho qua una camera da letto, sto vendendo l'alloggio eccetera, quindi te la regalo eccetera, sono un cardine di quell'economia lì. Grazie Alessandro Stillo. Volevo iniziare anche ad introdurre l'elemento di scenario del futuro, lo faccio con Karin Bolin, chiedendole, ecco, anche alla luce delle nuove misure della cosiddetta fase 2, lei che situazione intravede e diciamo quali rischi ci sono nel caso si prolungasse troppo questa situazione? Ovviamente qui la sfera di cristallo non l'abbiamo, quindi è veramente difficile capire che cosa sono i passi a prossimi passi. Devo dire che sono più preoccupata per fase 2 di fase 1, perché fase 1 economicamente penso che vale un po' per tutti che hanno una struttura che può aderire alle casse integrazione, eccetera. C'è un contenimento dei costi e non diciamo, si attende che le cose possano essere più normali. Però le cose non saranno normali e questa è la preoccupazione, perché probabilmente se apre, noi fisicamente iniziamo a lavorare di più da lunedì prossimo, quindi iniziamo a fare la selezione dei vestiti raccolti, eccetera. Però non avendo il sbocco e non sapere che cosa si può fare per incentivare il riciclo e il riutilizzo, perché tutta la filiera dopo è ancora chiusa, diciamo, tutti i negozi del riuso, riutilizzo sono ancora chiuse. E quindi significa che inizia l'attività senza avere tutta la filiera. E questa è una preoccupazione molto, molto forte per i prossimi mesi. In più, ritorniamo su questo che avevamo prima, che dicevo all'inizio, che una struttura come Umana, ma tutti che si occupano della raccolta di vestiti usati, si trova con una quantità maggiore ma qualità inferiore, quindi costi maggiori, difficoltà di smaltimento, difficoltà di riciclo, e la struttura europea o diciamo l'industria europea non è in grado di riciclare tutto il materiale che non è riutilizzabile, quindi entriamo in una difficoltà maggiore se dopo non tutte le attività sono neanche aperte, tutto si rallenta. Però il cittadino ha ancora bisogno del servizio e della raccolta e quindi questi due elementi non combaciano. Io penso che qui Umana diciamo, copre un gran parte del territorio italiano, ma tante piccole realtà che si occupano della raccolta degli vestiti usati si trovano nelle stesse difficoltà. E così anche come Rete ONU, che raggruppa tutte le piccole operatori che si occupano delle riciclo e riutilizzi, si troveranno nello stesso stallo di dover e poter iniziare, però non hanno la capacità per realizzare un'attività economica, quindi non hanno i cassi. E questo sarà veramente pesante. La cassa integrazione si può sfruttare fino a un certo punto, giustamente dovremmo andare avanti e coprire i propri costi, però come si fa? E questa secondo me è la preoccupazione di tutti adesso. Quindi nella fase 2 è difficile da gestire perché si parte ma non si parte, non so se mi spiego. Secondo lei c'è qualche misura, qualche proposta che potrebbe venirvi incontro? Io credo che siamo tutti un po' nella difficoltà di oggi di capire che cosa è meglio di fare, quindi e qui siamo anche legati a tutta l'Europa e tutto fuori d'Europa, quindi anche misure in Italia per facilitare in realtà
è abbastanza difficile. Io credo che per noi è importante avere una stretta collaborazione con tutte le stazioni appaltanti, che non vedono più il settore tessile come un settore che non ha bisogno di un supporto economico. Perché da anni il settore tessile in realtà è stato autofinanziata, però non funzionerà più così. Quindi sicuramente questo è un elemento che è molto molto importante. E se parliamo anche dell'economia circolare in generale, è importante di vedere la parte economica per renderlo possibile, perché l'economia circolare spesso è un concetto, però deve essere anche implementato e trovare proprio l'economicità nell'economia circolare. E la raccolta e preparazione per il riutilizzo è un'attività che costa, e più che si trova materiale di poco valore e poca capacità di riciclo, quindi tutta l'expertise esiste in questo settore, deve essere valorizzato tutte le strutture piccole, più grandi, e deve essere visto anche come supporto economico, perché questo può essere anche sviluppato nel futuro, altrimenti rischiamo di perdere tutta questa expertise. E penso che il tavolo di riuso a Torino rappresenta una realtà che permette di sviluppare questa attività. Retono raggruppa tantissimi operatori di tutta Italia, e secondo me è importante di usare tutte le strutture esistenti per poter sviluppare l'economia circolare futura. Passo quindi la parola a Pier Andrea Moiso, chiedendo anche a lui un pochino qual è lo scenario che si può tracciare tenendo conto delle misure per la cosiddetta fase 2, e anche eventualmente lui quali proposte, quali richieste avanza in generale per, come dire, alleggerire questa situazione di difficoltà. Quindi Giuseppe, mi stai chiedendo di passare dalla geopolitica mondiale all'analisi di come può sopravvivere un informale che raccoglie dei beni usati, quindi mi stai chiedendo tanto. Io posso dare alcune suggestioni, ovviamente, però ho fatto questa battuta per dire che effettivamente siamo in un contesto che ha evidenziato come è costruito il nostro modello economico sociale, quindi ovviamente ci sono degli elementi che ci sfuggono e che pur ci condizionano fino al dettaglio delle nostre vite. Questo è un punto di riflessione importante, per cui il riuso, che viene considerato a volte come attività reflua e, diciamo, poco organizzato, poco importante, oppure da altre volte viene organizzato come, considerato come un soggetto da inserire all'interno del triciclo, del riciclo, in modo che possa essere normatissimo e quindi quasi legato nelle sue azioni, insomma, dovrebbe trovare effettivamente una natura un pochino più opportuna. Posso dire che, riprendendo anche quello che diceva Karin, tutta l'attività di riuso che va a recuperare un sacco di beni che hanno un valore basso, per le strutture organizzate che la fanno non è sostenibile direttamente. Cioè, insomma, si parlava di vestiti, io posso parlare di bicchieri, nel senso che se il Triciclo Cooperativa Sociale recupera 16.000 bicchieri l'anno, non può sostenere uno stipendio con 16.000 bicchieri, eppure c'è un recupero di 16.000 bicchieri che è materia che va a finire ad altri utilizzatori e quindi, insomma, ha il valore che sappiamo. Quindi c'è un ragionamento da fare anche su quello che è l'impatto del recupero dei beni usati sul territorio e che rimane sul territorio. Questo è un altro degli elementi sfuggenti che spesso non vengono narrati, se non, diciamo, ancora forse in Italia, da altre parti forse un pochino diverso, in maniera un po' volontaristica, un po' ci si dà da fare, siamo bravi, siamo belli. Questo è un punto decisivo per capire che cosa è l'avvio riutilizzo, che ruolo ha in questa società e che tipo di impiego e valore può produrre. Quindi qua bisognerebbe considerarlo all'interno, pienamente all'interno del sistema di funzione della nostra società, della nostra raccolta di rifiuti, eccetera, eccetera.
Quindi questo è un primo obiettivo assolutamente da perseguire. L'altro, vabbè, è rispondere a uno dei campi di battaglia, qualcosa, qualora si ripartisse la rivendita dei beni usati deve essere sgravata dall'IVA. Diciamone una grossa, però effettivamente non possiamo sostenere, e lo diciamo da anni, un prezzo che contiene il 22% dell'IVA su un bicchiere recuperato, magari su un oggettino che vale un euro, perché voi capite che lo rende di fatto impossibile, lo fa sfuggire anche a quello che è un desiderato di tutte le normative, cioè giustamente un monitoraggio, la costruzione della filiera che ha diverse tipologie, ma che comunque è riconoscibile, no? Perché non puoi campare vendendo un bicchiere con l'IVA sopra a 50 centesimi. Insomma, qui questo è un altro elemento. Ovviamente questo si inserisce su tutta la questione degli sgravi, non sgravi, quali sono le attività che devono, però sul riuso era già sensibile prima e lo è ancora adesso. Io direi che non ho appunto, dicevo, idea di cosa, di quali connessioni geopolitiche, quindi industriali e quindi di commercio internazionale saranno riprese, saranno riviste, perché ovviamente tutti quanti stanno cercando di capire a tutti i livelli come ci si organizza. Qua possiamo, diciamo, testimoniare del fatto che in Italia, in maniera fortissima, in Europa, impianti di trattamento per il riciclo e grosse capacità di lavorazione dei beni usati sono scarse, potrebbero essere sicuramente incentivate. Questo è un altro punto, cioè e su questo bisognerà ragionare, eccetera. Dopodiché, questi sono i suggerimenti che sembrano un po' sfuggire a chi fa il mercato all'usato, ma è proprio noi che vengono fuori, anche se parlano di politiche enormi. Per cui, a tutti i livelli, che siano economici, che siano di amministrazione pubblica, c'è da capire come considerare il recupero dei beni usati, se considerarlo veramente una risorsa, se considerarlo un'attività reflua, e come consentire che questa attività faccia la sua funzione. Aggiungo solo un pezzettino: come Triciclo e altre esperienze lo fanno, noi leghiamo il recupero dei materiali usati all'artigianato locale, che può rappresentare effettivamente un campo di occupazione, di produzione accessibile anche a chi non ha fatto le scuole alte o che magari ha perso altri lavori che si sono ridotti, perché comunque di manufatti e di servizi, diciamo così, di manutenzione, questa società, a meno che non si disintegri completamente, continuerà ad aver bisogno, e magari anche in incremento, insomma. Però se non sosteniamo anche qui un artigianato legato al recupero dei materiali, opportunamente inficiamo una parte che è legata al nostro lavoro del recupero dei beni usati. Ad esempio il nostro nuovo progetto che si chiama Tricircolo, Via Regaldi, lo conoscete tutti, abbiamo fatto le feste, è stato bello, però lì è soprattutto un luogo che doveva essere di produzione per piccoli artigiani, legato anche al recupero di materiale e quant'altro. In questo momento, a parte che l'attività non è consentita, bisogna vedere se economicamente questo sarà possibile e come renderlo possibile, altrimenti disperdiamo un'altra forza e potenzialità del territorio in nome di non so che. Quindi rischiamo di inficiare un'altra possibile risposta che ha la società in sé, insomma. D'accordo, grazie Pierandrea. Vado con l'ultimo giro di interventi, torno ad Alessandro Stillo, chiedo anche a lui un po' quale scenario si può intravedere rispetto alle misure della cosiddetta fase 2, e anche da parte sua se quali possono essere eventuali misure immediate per alleggerire questa situazione. Ma dunque, intanto io dividerei, perché credo che subiamo un po' tutti la fascinazione e anche l'interesse fondamentale di questa incombente fase 2, ma in realtà ci sono due fasi differenti. Una è la fase 2 e una possiamo chiamarla fase 3 o la fase generale, però io la chiamerei, per brevità tra di noi,
fase 3. La fase 2 è quella immediatamente dal 4 maggio in poi, perché voi sapete che ci sono vari step e non si sa in quale rientreremo noi, e soprattutto, come dicevano Karin e Pierandrea, come avrete capito, ogni area del riutilizzo ha poi un assetto diverso. C'è chi ha la cassa integrazione in deroga, c'è chi ha attività informali, c'è chi ha un misto delle due cose e così via. Allora, la fase 2 io la vedo molto molto complessa, ovviamente, perché tutti già ci parlano di problemi di approccio del consumatore, tanto di problemi di approvvigionamento, poi in alcuni settori, ma secondo me verrà fuori un po' in tutti, problemi di sanificazione, perché come fai sia nella raccolta del tessile, sia nella raccolta dei bicchieri, figuriamoci un mercatino. Se tu puoi avere certe, come dire, accortezze per quanto riguarda i clienti, guanti a perdere, mascherine, cose che adesso per esempio già stiamo vedendo nei mercati, nelle librerie, hai degli altri problemi per quanto riguarda l'oggettista, cioè le cose, la merce è trattata, figuriamoci se puoi sanificare diciamo 16.000 bicchieri. E peraltro voglio aggiungere una cosa a sostegno di quello che diceva Pier: pagare l'IVA che peraltro è già stata pagata, perché il bicchiere è stato acquistato da qualcuno che l'IVA l'ha già pagato. Quindi ci sono problemi di sanificazione dei furgoni, ad esempio, per chi fa recupero. I materiali vanno insomma in fonderia, quindi non è quello il problema. Dall'altra parte io credo che ci saranno degli enormi problemi, ma un intreccio che potrebbe in parte trasformare questi problemi in risorse. Cioè la fase 2 sarà una fase, e poi anche la fase 3, di enorme crisi economica. Questo lo stiamo dicendo, ma per oggi sono petizioni di principio che vediamo in alcune cose, appunto, come di cui io vi ho fatto una fotografia, ma ce ne sarebbero tante altre. Ma poi con la ripresa delle attività sarà molto più evidente, cioè quando tutti potremo cominciare a uscire tutti i giorni, ci sarà il problema di avere i soldi per comprare, e quindi in questo senso sicuramente l'usato potrà essere una fonte di approvvigionamento, una fonte anche di interesse per un'economia che, lo diceva prima Karin, con il fast fashion, non solo nella moda ma in tantissimi settori, si è un po' abbonata all'usa e getta, cioè invece di diventare circolare è diventata lineare ma velocissima, cioè compriamo gli oggetti e poi ce ne disfiamo perché durano poco, per l'obsolescenza programmata, perché ormai comprare una lavatrice costa pochissimo e così via. Per fare questo ci va però la fase 3, che è quella che diceva in qualche modo Pierandrea e che io rinforzo, cioè l'assetto rispetto all'IVA, l'assetto legislativo, i codici Ateco e il trattare il settore come un settore strategico. Se si continua a pensarlo come un settore di risulta o refluo, come diceva Pierandrea, non ne usciremo vivi, perché quel settore lì o è un settore strategico in cui ci possono essere degli investimenti, anche in realtà molte adesso la situazione è diventata molto più drammatica, ma molte delle cose che chiedevamo erano semplificazioni fiscali, esenzioni fiscali, semplificazioni burocratiche, e poi il settore si sarebbe potuto risollevare. Oggi la situazione sarà molto molto più difficile, per cui sta a noi, come diceva giustamente Karin, in
realtà territoriali, il tavolo del riuso, o nazionali, rete ONU e tanti altri, cercare di evidenziare, di, non voglio dire battere i pugni sul tavolo perché non è, mai, non è tanto il nostro stile, però di sottolineare come questo settore possa essere strategico per la ripartenza, ma debba essere anche in qualche modo, prima che aiutato, considerato. Cioè deve essere un settore di cui ci si occupa, appunto, è facile dire, cioè basta evidenziare il fatto che non ci sono i codici Ateco, che vuol dire che il settore sostanzialmente non esiste, tranne per alcune microattività. Grazie Alessandro, vorrei agganciarmi un po' a quello che dicevi tu, pongo una domanda a Karin. Secondo lei in questa situazione di crisi, ecco, può essere un'opportunità per ripensare la filiera, nel vostro caso del tessile, anche in termini da un lato di produzione di beni che poi da parte di acquisto degli acquirenti, naturalmente andando verso una maggiore circolarità dei beni e non tanto come si accennava prima alla tendenza al fast fashion? Io credo assolutamente sì, perché adesso non vedo se perdo la linea, no? Io la sento. Ok, bene, bene. Allora, un momento di crisi che viviamo adesso è anche un momento di ripensamento. E secondo me è anche il nostro dovere, la nostra possibilità di influenzare a nuovi schemi. Perché è molto più ovvio che serve. Io credo che se vediamo anche la nuovo piano di azione della Comunità Europea sull'economia circolare, dice che il 40% del costo dell'industria manufatturiale è il costo del materiale. Materiale che in parte può essere recuperata, perché ovviamente è materiale già consumato che esiste anche in modo di riciclo e recupero. E questo sicuramente è un elemento da approfondire e penso di nuovo che qui è proprio un coinvolgimento totale di tutti operatori piccoli e grandi che si permette di fare un recupero più efficiente su tutto il materiale che è riciclabile. Sappiamo che per poter fare recupero e riciclo maggiore è importante di incidere sul già dell'elemento di produzione, quindi il design. Quindi è un eco-design che permette di fare un riciclo e recupero maggiore di oggi. E visto che tante industrie, tanti operatori, tanti commerci devono rivedere i loro schemi, perché quelli che c'era prima probabilmente non funzionerà al 100% dopo, è anche il momento di rivedere questi elementi che da parte della Comunità Europea è già stata, diciamo, formulata sul livello macro. Però nostre opportunità di implementarlo sulle nostre attività e spinge sulla concretezza e l'implementazione. Non dico che è facile, perché è lì che si fa la differenza, però secondo me è assolutamente necessario e anche un'opportunità. Io credo che fast fashion avrà grossi problemi e mi auguro che questo sarà un cambiamento di un consumo diverso nel settore di tessile. Non perché mi auguro che qualcuno chiude, però H&M chiuderà 7 negozi in Italia. Non conosco tutte le misure dietro perché, però significa che il margine del fast fashion è così piccolo che non si permette di sopravvivere a una crisi di questo tipo. E questo è anche il problema del fast fashion, perché spinge su tutti il minimo necessario di margine per proprio la sopravvivenza per chi produce, e questo non va più bene. Quindi fast fashion deve prendere sicuramente una responsabilità diversa per il proprio prodotto e processo di produzione, e da nostra parte dovremmo essere incentivati ma anche innovativi per poter fare un nuovo tipo di riciclo e recupero e riutilizzo. E mi aggancio a questo che è stato detto anche da Alessandro e Chiara Andrea. Sicuramente l'elemento dell'IVA è un elemento incentivo che permette di creare un'economia che promuove il riciclo e il recupero e il riutilizzo.
e dovremmo mettersi a lavorare con anche tutto il sistema di responsabilità estesa del produttore, perché ovviamente qui c'è tutto un coordinamento da A a Z, diciamo, da tutti gli stakeholder della filiera, che è un qualcosa di nuovo, perché spesso si vede la contraddizione tra i vari operatori interni in filiera, ma in realtà dovremmo mettersi di maggiore collaborazione per trovare un modello nuovo. Se saremo 12 miliardi di persone 2050 e l'obiettivo di avere un'economia che non si grava ancora sul pianeta, abbiamo veramente un grosso lavoro da fare. D'accordo, grazie. Chiudo, vado verso la chiusura, do la parola a Pierandrea Moiso. Anche a lui chiedo se questa situazione di crisi, di emergenza, può rappresentare un'opportunità anche da parte delle persone verso modalità di acquisto diverse, dove l'usato può avere più spazio rispetto a prima, ecco. Va di commentare quanto stavamo dicendo. Sì, posso ribadire quanto detto prima, cioè io credo, e magari butto un po' più sul tragico, cioè effettivamente c'è una perdita di reddito importantissima, e questo non è indifferente. Questo condiziona la vita di tutti e condiziona la vita di tutti, per cui i comportamenti susseguenti a questa perdita di reddito, descriverli non è facile, cioè dalle situazioni proprio più tragiche, per cui è difficile avere l'accesso al cibo, alla pulizia e all'abitazione, a famiglie di un ceto medio che deve rivedere assolutamente le proprie spese perché non ha più la stessa capacità di acquisto, a chi invece ha dei capitali da investire e deve capire effettivamente dove andarli a mettere, in quale modello, c'è una ridiscussione ampia. Se questo sia un'opportunità o meno, ahimè, non posso che auspicarlo, perché ci sono degli elementi sfuggenti. Come detto, perché sia un'opportunità va inquadrata in un'intenzione da parte di chi ha le capacità di investire, da parte di chi ha le capacità di indirizzare la redistribuzione della ricchezza, cioè sostanzialmente gli stati, in una direzione o nell'altra. Questo è fondamentale e credo che sarà un oggetto proprio di dibattito politico, anzi me lo auguro potente, anche perché adesso noi siamo sotto l'ombra di una crisi sanitaria, ma sappiamo benissimo che siamo sotto l'ombra di una crisi economica, sociale, ambientale, che non è che sia passata, anzi è esasperata da questa situazione, cioè la qualità dell'aria, del cibo, l'accesso al cibo, l'accesso all'acqua e quant'altro. Per cui effettivamente le opportunità da dove vengono? Vengono uno da un dibattito politico veramente che trovi una centralità su questi temi, e l'altro effettivamente dalle capacità delle singole territorialità di riorganizzarsi in un sistema sociale che evidentemente deve scegliere se diventare ancora più sottile, cioè diciamo più selettivo e in qualche modo violento, oppure se percorrere un'altra strada. Quindi anche qui è un'opportunità effettivamente, il recupero del cibo e la redistribuzione che è nata, c'era già prima, in questo momento magari ha preso anche un altro tipo di considerazione, è un tema, la redistribuzione della ricchezza anche attraverso dei beni usati è un altro tema, la capacità di utilizzo del competente presente sul territorio e delle risorse materia, dico del territorio, è un altro tema. Sono a portata di mano, ma non possono dipendere ovviamente dalla famosa frase tutto dal basso, perché faremmo una retorica veramente a me fastidiosa. E, per cui effettivamente io non so neanche, come ho detto prima, come cambiano i consumi, come cambiano le intenzioni delle persone. Se il cambio culturale sarà, devo considerare che il mio territorio in qualche modo ha una necessità di solidarietà e di snodi di transito della distribuzione di ricchezze di un certo tipo, probabilmente il mondo del riuso può essere un grande protagonista.
Se la direzione sarà quella iperselettiva, per cui chi gliela fa e chi non gliela fa, vediamo dove va a finire. Penso che il nostro mondo, insomma, ne patirà ancora più gli effetti, perché il mondo del riuso, secondo me, è strettamente connesso ai fenomeni sociali, quindi al di là che siano internazionali o che siano territoriali, però è così, cioè almeno le letture vanno in quella direzione. Dopodiché io non parlo più di economia circolare, perché quando l'economia circolare fa viaggiare delle robe per 4-5 volte il giro del pianeta, insomma non lo so dove si va a finire, quindi anche qui andrebbe fatto delle considerazioni un pochino più ponderate, e quindi dovremmo smettere di essere venditori, ma insomma diventare un po' più produttori e come dire, soggetti che riescono a condividere questa ricchezza. Ho fatto un discorsone, l'ho fatto così, però effettivamente io penso che da qui vengano le opportunità. Dopodiché, ripeto, se non cominciamo da degli effetti immediati di supporto, tutte queste cose che ho detto sono nulla. Cioè, se continuiamo a aprire i negozi e vendiamo il bene usato con l'IVA, è un disastro. Se non abbiamo accesso ai beni perché dobbiamo sanificare anche non so, la sorpresina delle patatine, è un disastro. Quindi c'è un insieme di misure immediate che vanno considerate per non distruggere completamente la filiera. Ci sono una serie di misure più prospettiche che vanno messe al centro dell'agenda produttiva e politica, altrimenti siamo perduti. Dopodiché spero che appunto sia un'opportunità e non sia, diciamo così, un'occasione per affermare il cinismo che pur conosciamo nei modelli economici e sociali. Grazie Pier Andrea. Chiedo ancora a qualcuno di voi se vuole aggiungere qualcosa, altrimenti chiuderei qui la tavola rotonda.